Ciao a tutti amici, allora ragazzi, c'ho da dirvi una grandissima novità. Prima di tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate. Allora, ero qui che stavo dando l'acqua, diciamo, riempivo l'abbeveratoio e a parte il video dell'altro giorno dove vi ho fatto vedere che sono nati gli anatroccoli, questa mattina vedo un giovane anatroccolo che addirittura era anche fuori sotto, insomma, non era sotto la tacchina, ora ve lo faccio vedere. Allora, proviamo a entrare. Scusate il casino, ma sto ancora appunto riempiendo l'acqua e qui devo ancora pulire. Più tra l'altro c'è una lettiera perfetta, tra qualche giorno la toglierò che è formidabile, la rifarò con la paglia nuova e quindi questo qui è un ottimo concime per il nostro orto invernale e autunnale. Allora, adesso ve la faccio vedere. Beh, l'ho messo qui, eccolo qua. Perché era qua dentro. La tacchina però, se notate, è lassù in alto. Adesso andiamo a controllare, però aspettiamo un attimo prima che mi va fuori tutta l'acqua. Scusate. Ok, abbiamo ripreso. Qui abbiamo la giovane araucana che forse fa l'ovetto. L'anatrocco adesso lo andiamo a togliere. Guardiamo se sotto la tacchina c'è ancora qualcosa. Adesso qui c'è sporco. Aspetta che accendo il flash. Ecco qua, adesso lei si arrabbierà, si è bagnato per cui qualcosa, non so se è rinato qualcos'altro, no, c'è della cacca, si vede che sono andato a disturbarla, altre volte, aia, che boccata che mi ha cioccato sull'unghia, vabbè la lasciamo stare, intanto questo anatroccolo siccome si è tolto, andiamo qui, intanto c'erano le nostre limonesi che stanno deponendo, prendiamo questo qui, e non so se metterlo direttamente con i nostri pulcinetti. Adesso andiamo a vedere. Guardate che spettacolo, no? Non cadere, eh? Aspetta che ti prendo bene. Allora, lo mettiamo. Ora vediamo. Allora, vi faccio vedere i giovani pulcini pollastrini. Eccoli là. Qua c'ho un po' di padovani. Eccoli qui. Alla fine penso siano tutti maschi questi padovani qua. Penso, eh. Andiamo poi, questo qui mi sa che è un incrocio. Quello è un incrocio. Questi, a parte i padovani, sono tutti incroci. Vi faccio vedere adesso il galletto che vi dicevo, quell'ancona, secondo me. Eccolo qua, eccolo qua. Questo è un'ancona e ci siamo. Poi dovremo avere due Valdarno qua dentro e il resto niente, sono pollastrine normali. Questo è un Valdarno e anche quella è un Valdarno. Qua abbiamo i pulcini più piccolini. Qua abbiamo altri pollastrini. Tra poco questi qua si possono mescolare insieme agli altri che sono grandicelli. Qua, anche qua c'ho un po' di razze, c'ho sicuramente qualche Valdarno e poi penso che il resto sia tutto incrocio. Andiamo a cercare le nostre anatre germane. Eccole qua, e tra l'altro ne è uscita anche una gallina in questo recinto qua. Eccola là che scappa, guarda, lo sa e scappa. Siccome che voglio che mi cresca un po' di erba qua, perché sennò mi fanno tutti i buchi, allora qui momentaneamente ci lascio solo le anatre. Poi stamattina le oche e le altre anatre mute sono volute andare di sopra, per cui le abbiamo messe di sopra. Qui la chioccia, come vedete, siccome gli ho tolto i piccoli anatroccoli per evitare che se li mangino topi e compagnia bella, è ritornata insieme al gruppo.
Ok, vi faccio vedere anche i giovani natroccoli. Eccoli qua, ragazzi. Allora, abbiamo. Questa è un'anatra muta. Questa dovrebbe essere un'ancona. Abbiamo un germano. Gli altri germani, eccoli qui. Guardate che spettacolo. E poi qui dovrei avere un po' di marans, tipo questo è un marans. Questo altro qua dentro è un altro marans. Queste qua, a parte 2 o 3, dovrebbero essere tutti di razza. Ok, dai, spero sia stato interessante questo video. Però aggiornato per quanto riguarda la crescita di questi anatroccoli e pollastrini, pulcini, e niente. Ciao a tutti, amici.